Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi Renato Sarti e Laura Curino, che ci parleranno di Naufraghi senza volto, uno spettacolo che andrà in scena da oggi fino al 25 giugno presso il Piccolo Teatro Grassi in via Rovello 2, spettacolo prodotto dal Teatro della Cooperativa. Intanto buongiorno, potete parlarci un po' dello spettacolo? Beh, lo spettacolo nasce da un libro di Cristina Cattaneo, omonimo, Naufraghi senza volto, edito da Raffaello Cortina, ed è stato, diciamo così, l'inizio di tutta questa storia, nel senso che Cristina Cattaneo è un'anatomopatologa, o meglio medico forense, quella che fa le autopsie, e lei, diciamo, da anni si adopera in una crociata per cercare di dare un nome, di identificare le persone che muoiono nei naufragi nel Mediterraneo. Io ho letto il testo, mi ha colpito molto, le avevo chiesto se ci potevamo mettere, impegnare insieme a scrivere una lettura teatrale, una versione teatrale. E poi abbiamo deciso di essere in due sul palco, Laura Curino ha accettato la proposta nostra e adesso da stasera saremo sul palco per cercare di far comprendere che una tragedia grandissima è quando muore un parente in una di questi naufragi, ma ancora più terribile la situazione di coloro che non vengono a sapere, non hanno la certezza che il proprio figlio, nipote, papà, fratello, sorella, moglie non sanno che fine hanno fatto, diventa un incubo senza fine. Quindi diciamo un tema molto forte e anche molto attuale. Beh, molto forte e molto attuale. E per me, io ho accettato volentieri di fare questo lavoro con Renato Sarti, che conosco da tempo, che stimo, ma non ci ho pensato un momento, perché se è così normale, no, quando sono accadute tragedie come quelle delle Torri Gemelle, disastri aerei, quello che è accaduto con lo tsunami in Thailandia, come dice Cristina, si è assistito ad una corsa dei medici per andare a identificare queste persone in modo da poter pietosamente restituire i cadaveri alle famiglie e che fossero con onore sepolti e venerati e ricordati. Mi sembra incredibile che invece qua ci si contenti, se va bene, di una corona di fiori buttata in mare, se va bene. E quindi ho detto subito di sì, e questa sera debutteremo qui al Piccolo con molta emozione, perché è sempre un luogo di grande senso e un luogo di grande responsabilità. Speriamo che le tante persone che verranno possano darci una mano a far sì che questo lavoro che ha cominciato Cristina e tutto il suo staff, che ha stabilito una procedura, un modo, si può identificare questa gente, che quest'opera possa continuare. Ci vogliono leggi, ci vogliono persone di volontà. Certo, e quindi qual è il vostro ruolo all'interno di questo spettacolo? Beh, noi narriamo un po' le vicende, che sono molte, molte di queste sono tratte dal libro Naufraghi senza volto, ma altre sono tratte da alcune interviste che ho fatto con lei, da altre pagine, altri brani di altri libri suoi, e un po' anche raccontando un po' quello che succede. Per esempio, noi raccontiamo anche con la proiezione di video e altri materiali quello che è il suo lavoro quotidiano, quelli che sono alcuni casi di affondamenti, naufragi, insomma, diciamo che il cuore è il libro di Cristina e noi raccontiamo, narriamo le vicende. Nessuno dei due fa nel migrante, nel capitano della nave, niente, no, ci sono personaggi, esatto, no? C'è una lettura, difatti, una lettura molto semplice e scevra, perché siamo convinti che le parole e l'attore che le dice siano più che sufficienti per far comprendere l'essenza di questa tragedia. Trattandosi appunto di un tema molto forte e appunto una tragedia, qual è il vostro sentimento nel mettere in scena questo spettacolo? Ma per me, come dire, il sentimento c'è stato naturalmente leggendo il libro e ancora di più leggendo il testo di Sarti, la riduzione di Sarti, perché
era un doppio incontro, era un incontro con la tematica, ma anche era un incontro con una sfida, perché come diceva Renato prima, è assolutamente improprio portare in scena questo lavoro con delle esagerazioni attoriali. L'altro sentimento però forte è sempre quello della identificazione con tutte queste persone meravigliose che si sono messe a lavorare a questo progetto, anche se ecco, i sentimenti forti, le emozioni, le tensioni sono quelle che hanno vissuto loro attraverso il testo di Cristina, un po' ti arrivano, e il tentativo è di essere molto precisi, ecco, molto precisi, molto chiari e molto svelti, cioè di fare andare avanti questa vicenda, così come è forte il nostro desiderio che vada avanti questo meraviglioso lavoro che loro hanno cominciato. Questo è un testo su cui non ti puoi sedere, devi speditamente raccontare che cosa è accaduto. È una responsabilità, però è anche una forza. Ecco, sono onorata di poterlo fare. Per far comprendere meglio a coloro che ci stanno seguendo, il lavoro di Cristina e del suo gruppo, il Labanov, dell'Università degli Studi di Milano, consiste nel, per esempio, aver recuperato 600 cadaveri all'interno di un barcone del naufragio del 2015, dell'aprile, e cercando tramite le impronte digitali, tramite il DNA, tramite le dentature, tramite oggetti ritrovati addosso alle vittime, vestiti, maglie, scarpe, anelli, collanine, documenti, biglietti, eccetera, fare in modo che se qualche parente venisse a cercare il proprio caro, ha la possibilità di sapere se è naufragato in quella tragedia oppure no. È un lavoro di responsabilità, come giustamente ha detto prima Curino Laura. Certo, quindi uno spettacolo veramente interessante. E prima di salutarci vorrei chiedervi di mandare un messaggio ai nostri spettatori e di ricordare le coordinate dello spettacolo. Beh, le coordinate sono quelle che abbiamo già detto all'inizio, da stasera, 19.30, i prossimi giorni andate sul sito del Piccolo per vedere gli orari che variano, fino a domenica, Naufraghi senza volto, con Laura Curino, Renato Sarti, testo che nasce dal lavoro di Cristina Cattaneo, il libro Naufraghi senza volto, edizione Raffaello Cortina, le musiche sono di Carlo Boccadoro. Ok, allora io vi ringrazio molto e vi auguro un buono spettacolo. Grazie a voi. Grazie.